PEGI 12. Miau! Benvenuti al Mario Gatto Show! Ciao a tutti! Siamo tornati, siamo gasati e siamo pronti! Spero che anche voi siate pronti per nuovi divertenti consigli e le ultime novità sui giochi! Beh, Mario Gatto, il tuo entusiasmo è senz'altro contagioso! Iniziamo subito allora! I segreti di Super Smash Bros! Oggi vi presentiamo un colosso della giungla, Donkey Kong! Meno male che è coperto di peli, indossa solo una cravatta! È un lottatore potente, con una portata notevole e attacchi che possono davvero fare male agli avversari! La prima mossa che vi mostreremo è la sua speciale standard, pugno gigante! Questo pugno, già potentissimo, diventa ancora più forte se lo carichi! Potete anche fermarvi a metà e poi ricominciare a caricare da dove vi eravate fermati. Una volta caricato il pugno, potete davvero tenere sotto scacco gli avversari. Ogni volta che c'è un po' di distanza tra voi e gli avversari, approfittatene per tenerlo caricato. Guarda che tensione! Non vorrei davvero finirgli davanti! Adesso passiamo alla mossa speciale laterale, testata! Non c'è molto da dire! Posizionatevi davanti a un avversario e... testata! Si sono conficcati a terra! Deve avere una testa davvero dura! Caricate il vostro pugno gigante, poi colpite l'avversario con una testata! Mentre è conficcato, fallo volare via con un altro pugno gigante! La sua mossa speciale in su di Donkey Kong è Kong Rotante! Questa mossa di recupero vi farà ruotare in aria! Eccolo che parte proprio come una trottola! Scatena questa mossa a terra e colpirai gli avversari con una serie di colpi. Donkey Kong non sussulta se lo colpiscono prima che inizi a girare, quindi questa mossa è ottima per gli scontri ravvicinati. Lo stanno tempestando, ma lui non ci fa nemmeno caso! E questo ci porta alla nostra ultima mossa. È la mossa speciale in giù di Donkey Kong, Manata! È una mossa incredibile, con Donkey Kong che colpisce il terreno e scatena un'onda d'urto attorno a lui. Nessuno può avvicinarsi a lui quando lo fa, ma non funziona con gli avversari a mezz'aria, quindi devi fare attenzione. Non puoi affidarti sempre alla forza bruta, eh? E questo è tutto per Donkey Kong oggi. Spero che metterete alla prova la sua potenza. La 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 la. Peach Gatto, sembra che ti stia divertendo un mondo laggiù. Cosa stai facendo? Beh, Mario Gatto, sto progettando una nuova casa. Oh, non mi avevi detto di volertene andare? Non vado via, sciocchino! Sto progettando una casa in Animal Crossing Happy Home Designer. Oh, fiu! Ma certo! È un po' diverso dagli altri giochi di Animal Crossing. Invece di gestire il tuo villaggio, qui devi creare delle belle case per i tuoi amici di Animal Crossing. Bello! E puoi anche aiutare la gente! A me piace aiutare! Beh, in questo gioco lavori per Tom Nook e progetti case per gli animali! Clienti di tutti i tipi ti chiederanno di aiutarli e ti daranno indizi su cosa gli piace! Poi tocca a te progettare le varie case! Puoi scegliere un bel posticino dove costruire la casa e darti da fare per arredarla! Usa la tua immaginazione per creare la casa dei loro sogni! Puoi scegliere tu tutti i mobili e disporli come meglio credi! Man mano che aiuti i tuoi amici animali, sblocchi nuovi elementi di arredamento. Ma non devi solo arredare le stanze, puoi anche occuparti dei giardini. Adoro i giochi dove si può costruire qualcosa. Inoltre, se avete le carte Amiibo di Animal Crossing Happy Home Designer, potete usarle per telefonare ai vostri animali preferiti e portarli nel vostro gioco. Che tipo di casa vorranno? Le carte Amiibo ti permettono di fare una festicciola. È vero! Potete usare le carte Amiibo per invitare i vostri amici preferiti in qualsiasi casa. Così potete divertirvi tutti insieme. Vado matto per le feste! Oh, anche io! È così bello vedere i miei amici di Animal Crossing. E hanno tutti apprezzato le case che ho realizzato per loro. Ma mi piace anche arredare edifici speciali come scuole e negozi. Niente batte una scuola ben arredata! Speriamo che vi divertirete con Animal Crossing Happy Home Designer! Passiamo alla prossima sezione! Allenare i Pokémon! Torniamo a parlare di Pokémon! Vi ricordate quello che vi abbiamo spiegato l'ultima volta? Facciamo un riassunto!
vi abbiamo spiegato cosa sono i Pokémon, il lavoro degli allenatori e anche qualcosa sui tipi di Pokémon. Se siete in grado di rispondere a queste domande, siete sulla strada giusta per diventare allenatori. Iniziamo! Cosa potete usare per catturare e conservare i Pokémon? La risposta è 1. Una Poketrap. 2. Un Pokesack. 3. Una Pokeball. 4. Una Pokenet. La risposta esatta è... la 3! Una Pokeball! Esatto! I Pokémon possono essere catturati e conservati nella Pokeball. Inoltre, nel corso delle tue avventure, troverai vari tipi di Pokeball. Bene! La prossima domanda è un po' più difficile. Quale di questi non è uno dei 18 tipi di Pokémon scoperti finora? La risposta è... 1. Fuoco. 2. Brina. 3. Acqua. 4. Erba. E la risposta giusta è... 2. Brina! Come vi abbiamo spiegato la volta scorsa, fuoco, acqua ed erba sono tipi di Pokémon ben conosciuti. Ve lo ricordavate? Già, finora sono stati scoperti 18 tipi diversi di Pokémon e si influenzano in modi diversi. Bene, l'ultima domanda. Quale di questo tipo di mosse sarà super efficace contro un Pokémon di tipo fuoco? La risposta è... 1. Erba. 2. Acqua. 3. Coleottero. 4. Elettro. E la risposta esatta è... 2. Acqua. Cosa si usa per spegnere il fuoco? Ma l'acqua, naturalmente. Se volete essere i migliori, dovete imparare tutto sui Pokémon. A quante di queste domande siete riusciti a rispondere? E per oggi è tutto sull'allenamento dei Pokémon. Adesso parliamo di Yoshi. Oggi vi mostreremo alcune delle cose più ingegnose che potete fare in Yoshi's Woolly World. Per cominciare, diamo un'occhiata all'amiibo di lana di Yoshi. Che carino! Questo adorabile amiibo è soffice e può fare qualcosa di speciale in Yoshi's Woolly World. Se tocchi il gamepad con questo amiibo, nel tuo gioco appare un altro Yoshi! E la cosa più bella è che li puoi controllare entrambi contemporaneamente! Proprio come la doppia ciliegia in Super Mario 3D World! Doppio divertimento! Quando avete due Yoshi, giocare diventa più divertente e a volte anche più facile! Se perdete uno Yoshi, potete giocare con l'altro! E il colore del secondo Yoshi dipende dal colore del vostro amiibo di lana! Rosa, azzurro e verde classico! Quanta scelta! Ehi, Peach Gatto! Sapevi che si possono anche sbloccare delle speciali spille del potere che aiutano a superare i livelli? Ma certo! Collezionate tante di queste perline mentre giocate e ben presto ne avrete abbastanza per comprare una spilla del potere! Se decidete di usare le spille, ci daranno un bonus speciale per un livello! La mia preferita è questa spilla cocomero! Se la usate, potete sputare semi di cocomero e farvi strada fino alla fine del livello! Beh, la mia preferita è quella di Pucci! Questa spilla del potere vi permette di chiamare Pucci! È così carino che io... Un'altra delle mie preferite vi permette di caricare lo schianto a terra! Con questa spilla del potere potete fare uno schianto a terra gigantesco e sbarazzarvi di tutti i nemici che vi ronzano intorno! Boom! Quando l'atmosfera si fa incandescente, usate la spilla del potere che vi rende invulnerabili al caldo. Se cadete nel fuoco o nella lava, non vi farete niente! Ci sono un sacco di spille del potere da provare in modi diversi. Raccogliete quelle perline, così potrete provarle tutte! Bene, questo conclude lo show di oggi! Ci siamo divertiti un mondo e siamo convinti che quello che abbiamo in serbo per la prossima volta vi piacerà moltissimo! Ciao!